Una delle macchine più diffuse al mondo sono gli orologi, siano essi orologi meccanici sia digitali. Molti orologi che noi abbiamo sono anche orologi involontari, stanno nei timer dei forni, della cucina, stanno nel GPS che ci abbiamo sul telefonino, quindi siamo circondati da orologi. Gli orologi ovviamente servono a coordinare la vita collettiva, quindi non soltanto il tempo individuale, ma anche il tempo della interazione con gli altri. Questa tecnologia è una delle più longeve, perché è un meccanismo che è stato inventato nel Medioevo ed ha resistito per 800 anni circa, fino ad oggi, mantenendo inalterate le sue caratteristiche, anche se sono cambiati i materiali, sono cambiati i dispositivi di base, però il concetto di base di come segnalare il tempo è rimasto immutato. Quindi con la conferenza di stasera noi ripercorreremo un po' le tracce di questa invenzione, cercando di capire com'è nata, quali sono stati i contesti culturali e sociali in cui è nata e quali sono le conseguenze poi di questa invenzione, sia sul piano collettivo e sociale, sia anche sul piano economico. Perfetto.